dal forum inquinanti e determinanti della salute, oggi ospite Daniel Monetti dell'associazione Terra Onlus. Chiedo in breve una battuta, stamani abbiamo parlato di inquinanti, di automobili, di motorini, di stili di vita, una mattinata intensa. Daniel, secondo te che cosa dobbiamo fare? Cosa proponi? Il cambiamento viene da noi? Cosa ci aspettiamo dalla politica? Un quadro, secondo te, un riassunto di questa mattinata in breve? Ma il quadro è molto complesso. Penso che il tema centrale sia la mobilità. La mobilità di tutti i giorni, la mobilità giornaliera che si svolge all'interno delle città. Quindi, fermo restando questo concetto basilare, ci sono tutta una serie di attori che devono giocare la sua parte. A questo punto oggi, con l'effetto serra imperante, con gli inquinanti all'ennesima potenza, dannosi per la salute, ognuno deve giocare la sua parte. La politica deve avere il coraggio di iniziare a imporre dei limiti severi e a porre delle alternative a questo genere di mobilità insostenibile. Il cittadino deve richiedere, giocare la sua parte facendo delle richieste specifiche. L'industria deve giocare la sua parte, deve assumersi le sue responsabilità e andare avanti fino in fondo, non per sempre per il sostentamento della propria industria, ma al benessere della società. Quindi questi sono i tre attori che devono giocare la sua parte all'interno del concetto mobilità, inquinamento e questo serra determinato con la CO2 come principale gas determinante di questo effetto. Quindi i cittadini, la politica e l'industria. Grazie Daniel, perché questo è molto attuale, pensate a Fiat che compra Chrysler, che entra in Chrysler, entra volontariamente in Opel, ma forse è il caso di riflettere anche noi cittadini e di non aspettare di essere travolti da questo motore termico, va a cambiare. L'idrogeno c'era, non c'era, l'elettrico era una possibilità, una soluzione, da ruotati può anche capire e fare delle scelte per muoversi oggi. Quindi ruotati.com, fino a domani, Parco delle Cascine, oggi col forum. Continuiamo, grazie a Terra, ci ritroveremo sui nostri schermi, la nostra televisione e anche a Mani Manghiri, antenne attive, TV, il blog di Mauro, Mani Manghiri, e dobbiamo ringraziare i blogger come Mauro che ci danno visibilità. Anche questo è un argomento che poi prenderemo in considerazione. Siamo che l'indirizzo di Terra? L'indirizzo internet di Terra è terraonlus.it. Allora a presto e ci rivedremo di nuovo su questi schermi liberi. Ciao, a presto. Ciao, grazie.